Questo weekend si terranno i primi congressi provinciali di azione, primi nella storia del partito. Abbiamo voluto farli intensamente, nonostante il periodo difficile, perché un partito è tale se ha meccanismi democratici interni, se si può discutere, se ci si può confrontare, se si può competere. E dunque è un segno per noi fondamentale di un lavoro molto faticoso, fatto in 2 anni, che non ci ha portato solo a fare, io credo, le proposte più dettagliate, più profonde sui vari temi, ma anche a strutturare una grande organizzazione che oggi conta quasi 1.000 amministratori locali, 23 sindaci, 20, circa 25.000 persone che parteciperanno, da 25 e 26.000 iscritti che potranno partecipare al congresso, tanti circoli ovunque in Italia. Azione deve diventare un partito radicato, rispettoso delle regole democratiche, con organi interni sempre più forti, sempre più capaci di discutere non solo nel merito le questioni tecniche, ma anche la linea politica. Per il tempo che io farò politica, mi impegnerò a farlo perché credo che il lascito oggi sia costruire un grande partito riformista vero, che abbia radici culturali liberal-socialiste, che queste radici le riesca a tradurre nelle politiche che possono essere applicate, che quindi unisca idealismo a pragmatismo. Questa è la grande sfida italiana e noi lo stiamo facendo in modo molto serio, molto faticoso, perché farlo in mezzo al Covid non è ovviamente facile. Per questo io voglio ringraziare tutti i coordinamenti che hanno dato vita a questo congresso, augurarvi buon lavoro. State facendo un esercizio di democrazia di cui i giornali o i media si accorgono poco, ma che è fondamentale. Le cose solide si costruiscono dalle basi e le basi spesso non sono visibili. E noi vogliamo costruire un grande partito riformista, solido e partecipato.